prima di staccare il riciclo dobbiamo fare un'altra cosa. Allora, Ok, oggi devo. trasformiamo le colonne da colonne di equilibrio a colonne rate based. Ma quindi, prima di fare questo, dobbiamo, come ieri abbiamo rivisto le proprietà termodinamiche, adesso ci tocca vedere le proprietà di trasporto. Allora, praticamente dobbiamo validare i modelli di Aspen per il calcolo della viscosità, conducibilità termica, tensione superficiale e densità. Allora, purtroppo non ho trovato niente per la miscela ternaria che c'è nella prima colonna. Però andiamo facendo un'approssimazione. Se uno guarda i profili della prima colonna, allora lasciamo perdere il vapore. Allora, in primissima approssimazione, sbaglieremo perché non avendo dati sulla miscela ternaria ci sarà qualche errore in questa parte qua del flowsheet, della colonna, scusate, dove c'è sia etanolo che glicerolo. Ok? Perché io ho trovato tanti dati sul sistema gliceroloacqua, cioè per la coda della colonna. Quindi, il riassunto, la coda della prima colonna e la seconda colonna sapremo di simularle con un buon grado di verosimiglianza, perché ho trovato parecchi dati sul sistema acqua-gliceroloacqua. La parte alta della prima colonna, dove sono presenti più che altro etanolo e gliceroloacqua nel liquido, ma non acqua, non ho trovato articoli. Quindi sappiamo che il valore predittivo della simulazione per questa sezione del blocco sarà boh. Cioè, ci fidiamo che Aspen ce la faccia. Ok? Chiaro il concetto? E torniamo un attimo in ambiente properties. Allora, Alessandro, te ce l'hai il file Excel di ieri? Sì, devo andare a prendere, ma non sì. Allora, dobbiamo scappare dentro che cosa? Un po' di cose. Allora, questi sono i dati binari, VLA ternari? No. Allora, ecco qua. Bisogna cominciare da qua. Densità, tensione superficiale e conducibilità termica e viscosità. Allora, le reference sono quelle che leggete. Viscosità, densità e tensione superficiale l'ho preso da questo articolo qua, Takamura, Journal of Petroleum Science, bla bla bla. Mentre la conducibilità termica da questi due articoli qua, Bates, Industrial Engineering Chemistry 1936 e Elam, Experimental Thermal Fluid Science, bla bla bla. Quindi anche gli articoli li trovate nella cartella Dropbox. Io qua li ho già messi tutti in formato tabella Excel. Tutti per il sistema acqua glicerolo, ripeto, purtroppo mi manca il sistema glicerolo etanolo. Amen. È un'esercitazione, andiamo via così. Quindi, andiamo su data, new. Allora, la viscosità lasciamolo per ultimo, ok? Cominciamo dalla densità. Quindi HG Rho misto. Allora, qui la X è del glicerolo, quindi metto il glicerolo come componente 1. Allora, grammi su grammi, quindi mass fraction, type. Liquid mass density. Ok, rho lmx. Mass fraction. A pressione di un'atmosfera. E i dati, facciamo il solito copia e incolla.
Poi switchiamo in modalità regression. Facciamo new la row. Ci mettiamo i dati della densità e facciamo un giro in modalità evaluation. Così, se il sistema termodinamico che stiamo usando va già abbastanza bene, ci risparmiamo di fare la regressione in realtà. Facciamo il check. Ok, proprietà versus t. Da questo grafico non capisco bene, quindi mi faccio il parity plot, che è sempre meglio. Ah, ok. Allora, per gli scopi di oggi mi va bene così. Con la densità abbiamo chiuso. Non mi metto a fare il raffinato a voler correggere i problemi di questo parity plot. Tutti d'accordo? Sì. E quando mai? No. Ok, qua non c'è nessun altro. Ok, andiamo avanti. Tensione superficiale, i dati sono del tutto analoghi. Allora, data, new. La chiamo ST surface tension, mixture, ok. Cerolo, acqua. Allora, dobbiamo sceglierci che cosa? Liquid surface tension per Aspen si chiama SIG L MX. Mass fraction alla pressione di un'atmosfera. Allora, questa è la tensione superficiale calcolata rispetto all'aria. Va bene? Che Aspen se la piglia su così com'è di default. State attenti quando cercate in letteratura le tensioni superficiali, perché a volte sono date rispetto ad altre cose, invece che rispetto all'aria. Allora, l'unità di misura nell'articolo la dava in millinewton su metro. Quindi occhio qua di cercare millinewton su metro, se c'è. Per fortuna c'è, se no bisognava fare una conversione, ok? Antonio, com'è che si chiama la tensione di... Si chiama SIG-LMX. Ok, grazie. A questo punto si fa un altro ID di regression. E ci si fa un giro in modalità evaluation anche in questo caso. Ok. Mi faccio il parity plot e vedo se Aspen ce l'ha fatta. Allora, in questo caso già meno bene, eh? Però, nonostante il grafico sia abbastanza disperso, almeno è disperso attorno alla bisettrice in maniera piuttosto simmetrica, tra virgolette. Ok? Mm-hmm. Non ci sono grosse deviazioni dall'uno o dall'altro lato. Quindi, tutto sommato, diciamo che l'errore è media nulla. Siccome questa non è un'esercitazione dedicata alla regressione delle cose... Andiamo via dritti anche così.
Quindi anche questa la possiamo dare per fatta, anche se è meno bella del grafico della densità. Allora, andiamo a spararci adesso la conducibilità termica. Allora, i dati di conducibilità termica sono anche qua. Temperatura, X del glicerolo in massa e la conducibilità. Allora, che si chiama per Aspen? Allora, no, non è questo. KLMX. KLMX, aggiudicato. Non in frazione, quindi meglio mettere mass percent. Perché sennò Aspen vede tutti questi numeri maggiori di 1 e dice che non sono frazioni. Infatti c'è un percentuale. E infatti adesso funziona. Allora, vediamo un po', perché qua la K ce l'avevo in due unità di misura diverse. Calorie al secondo su centimetro grado o milliwatt su centimetro grado? Ok. Quindi dovete selezionare questa unità di misura qua per Aspen. Cal, CM, SEC, SQCM, K. E poi prendere i dati dalla colonna giusta in Excel. Vale. Adesso si fa un'altra regression in modalità evaluation. Estimated versus experimental, così si ha un'informazione sintetica. Ah, insomma, questo fa un po' cagare. Questo fa un po' cagare, in effetti. Bisognerebbe pensare a darci una correggitina. Bisognerebbe pensare a questo, dargli una correttina. Il bello della diretta. KLMX. KLMX 01. L2SRVR. Scusate ragazzi, mi apro un attimo la guida. Mi do altri 5 minuti, se no passiamo avanti. Allora, KL2SRVR, perché devo sapere il parametro da regredire che va a questa dentro equazione. Non posso regredire i parametri a caso, altrimenti non ha effetto. Stato ridere equation, ok. Ah, bene.
Quindi i parametri sono MVDCTP. Ah, non c'è nessun parametro da poter fittare a meno che non cambio modello. Bene. Allora. Scegliamone uno e andiamo indietro. Allora, ad esempio, qua abbiamo KLDP, coefficiente di porre di Deep Liquid Thermal Conductivity Equation. Quindi, quanti sono? Beh, ce la possiamo cavare con 3. Non è per la mixture, ma deve essere per i componenti. Pure transport. KL è KL01. Quindi adesso vediamo qua KL01. Ok. KL0SR. Stato Riddle, che però non ha nessun coso da fittare. Allora proviamo a scegliere qua DPR e vediamo cosa succede. Ma è pure anche quello. Sì. Però hai visto, non si può fare la mixture, bisogna fare i pure. E proviamo qua a fittare i parametri della DIPR, se ci sono, ad esempio. Perché mi sa che... Ma allora proviamo a fare glicerolo 1 paramite due glicerolo. Proviamo a toccare solo il glicerolo, non l'acqua, e vediamo cosa succede. Ok, allora facciamo un tentativo. Can't satisfy constraint error. Quindi qua clicco no. Allora, siccome non ce l'ha fatta a fittare, allora intanto faccio così. Gli aggiungo un altro. Punto primo, gli aggiungo un altro. Punto secondo, cambio qua, che a volte funziona, e poi faccio un reset. Data regression completed. Allora, per ora clicco no, perché voglio vedere i risultati. Se i risultati mi piacciono, vado a sovrascrivere i parametri. Ok? Che dite? Se toccassimo dentro anche i parametri dell'acqua, probabilmente il grafico sarebbe ancora migliore. Però i parametri dell'acqua, per una forma di prudenza, non li voglio toccare. Ok? Mi basta pastrugnare con la conducibilità termica del glicerolo. Oh, la faccio rigirare, ok. E faccio yes. Ah, cambia l'unità di misura, perché queste sono le unità SI, attenzione. Ok, i numeri sono diversi perché nei risultati ce li dà nell'unità SI, mentre qua li copia automaticamente nelle unità che gli servono. Boh, quindi me lo tengo così e con questo abbiamo finito.
Ok, allora, per la viscosità bisogna schiaffare dentro i dati della viscosità, quindi acridi mixture, ok. Allora, glicerolo, acqua. Allora, in questo caso la base è sempre mass fraction. Mu LMX a pressione di un'atmosfera. Viscosità in centipoise, per fortuna è già l'unità di misura di default di Aspen. Ok, adesso vado a farmi una regression. In modalità evaluation, caricando i dati della viscosità. Schifo. Ok? Ottenete anche voi un parity plot così di merda? Boh, bisogna regredire anche questi. Quindi stessa roba. Allora, NRTL, roots. Allora, proviamo stavolta con mixture transport, major property. Allora, mu LMX è mu LMX01. Speriamo bene che non sia da sclerare come prima. Allora, mu LMX, mu L200. Allora, affected properties, mu LMX, che dovrebbe essere questa stessa qua. Mu L2 Andrade model for liquid mixture viscosity. Andiamo a vedere se nei parametri c'è qualcosa del genere. Ah, ecco, Mu L Andrade è sotto il parameter. Quindi anche in questo caso non è un binary parameter, ma è un parameter, Mu L Andrade. Vabbè, glicerolo. Oh, per curiosità vado a vedere Viscosity Models, quello che sto usando. Allora, questo modello di Andrade ne ha A, B, C, D. 4. Quindi comincio almeno con 3. E sempre puntando il glicerolo, perché io mi aspetto che se Aspen stia sbagliando qualcosa rispetto agli articoli di letteratura, stia sbagliando sul glicerolo, non sull'acqua, poverina. Cioè, ovviamente questo è un ragionamento del tutto gratuito che faccio io, però mi sembra anche un ragionamento abbastanza verosimile. Setup, regression. È successo niente.
Si vede che non era che dicevamo. O magari bisogna regredire un parametro in più. Allora, tanto clicco yes, tanto visto che quelli del database originario rimangono inalterati, mi cambia solo sorgente. Adesso vado a vedere il risultato. Bene, bisogna regredire fino al quarto parametro, non bastavano tre. Ok, adesso il parity plot è ben meglio di quello di prima. Adesso siamo a posto, ragazzi. Adesso possiamo trasformare le colonne da equilibrio rate based. Chiaro il concetto? E ancora così stiamo verosimilmente sbagliando la sezione superiore della prima colonna. Se non avessimo fatto queste due regressioni, la nostra simulazione era una simulazione nel senso di finzione, ma non nel senso di previsione. Ok. Chiaro il messaggio subliminale? Mm-hmm. No, non per te Alessandro, che verosimilmente non mi dirai mai leggi la tesi. Mi sto riferendo a quelli che un giorno probabilmente mi diranno leggi la tesi. Chiaro il messaggio subliminale? Mica tanto subliminale. Ok, si può tornare in modalità simulation finalmente. Allora, cominciamo dalla colonna facile, lo stripper. Ah, ecco, prima cosa, sganciare il ricircolo per non avere adesso problemi di convergenza. Quindi, lo sganciamo dalla pompa, ok? In modo che la colonna abbia sempre il suo input salvo. E alla pompa gli attacchiamo un'uscita pendolante che non mi interessa. Sganciamo il ricircolo qua. Ed eliminiamo il tier stream perché adesso il ricircolo è eliminato. Allora, la colonna più facile da fare è lo stripper. Allora, problemino quando si fanno colonne rate based. Servirebbe una validazione dei modelli di trasporto. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che in teoria bisogna ragionare così. Questa colonna deve separare acqua e glicerolo. Vado in letteratura a cercare se qualcuno ha fatto la stessa cosa e ha dei dati sperimentali. Allora, per fortuna sì. Ethanol dehydration e bla bla bla. Ok. Allora, questa gente ha trovato che quando si fanno girare miscele di questo tipo in colonne caricate di anelli Rushing, ok, carried out in the distillation column packed with Rushing rings. Hanno trovato che l'errore con cui le varie correlazioni disponibili stimano la HETP, l'altezza equivalente ai piatti teorici del packing. Quindi, se uno vuol fare una colonna con gli anelli Rushing, può usare i fattori di correzione proposti, ad esempio, da questo articolo. Se non vi piace questo articolo, ve ne trovate un altro. Semplice. Se non vi piacciono le correlazioni riviste in questo articolo o non vi piacciono gli anelli Rushing, in teoria siete tenuti a trovarvi un'altra correlazione.
Allora, come si fa comunque? Si passa da equilibrium a rate based. La vogliamo impaccare di anelli Rashid? Allora, il numero di stadi non diventa più un numero di piatti, diventa un numero di stadi utili solo dal punto di vista teorico a fare il calcolo. Ma quindi 10 non va più bene perché sono troppo pochi. Ok? Bisogna andare almeno 20, mai meno di 20, perché sennò il calcolo non è abbastanza raffinato. Allora, si fa una sezione. Allora, dallo stadio 2 allo stadio 19, perché questa ci va sia il reboiler che il condensatore. Modalità rating, packet. Allora, cosa avevamo detto? Rashid. Perché io voglio appoggiarmi ai dati di questo articolo. Allora, vediamo un po' se trovo la dimensione degli anelli. cm nominal size. Ok. Quindi sarebbero... Non ci sono. Perché sarebbero a 7 mm, probabilmente sono quelli che qua chiamo i 13, ci sarà stata una confusione tra diametro e raggio. Ok, allora l'altezza per ora non la sappiamo, perché non sappiamo quanta area superficiale bisogna del nostro stripper per funzionare. Si segue l'approccio che abbiamo già visto per il dimensionamento di uno stripper. Si parte da altezza molto alta, assurdamente alta, e poi la si cerca di ridurre controllando le performance. Diametro, non lo so, cominciamo da un diametro di 2 mm e vediamo cosa succede. Antonio? Sì. Se tu cambi tipo vendor e metti Norton, ce n'è uno che ce l'ha 6 mm. Grazie Davide. Quello un po' più vicino. Hai guardato anche gli altri già, scommetto. Sì, sì, ma questo è quello più piccolo, cioè quello che si avvicina di più. Bene, giudicato. Poi non so se, ma è ceramic, magari cambia, boh. Cambiare il materiale, magari. Boh. Beh, qua c'è scritto glass. Questo è o metal. Allora, andiamo su rate base setup. Allora, qui stavolta non tocchiamo niente. Ok. Allora, su design cominciamo a mettere il base stage, per ora mi metto a metà, perché non mi ricordo il profilo di vapore in colonna e base flood 0.8 va sempre bene. Allora, qui. Allora. Flow model mixed va bene. Film reaction, no, non ci sono reazioni con cider film. Vapor pace idem. Bene, allora vediamo un po' mass transfer e interfacial area. Allora, onda, billet, bravo fair, eccetera eccetera. Onda, billet, bravo fair, eccetera eccetera. Bene, cosa dice il nostro articolo? Sbizzarritevi. Allora, le tabelle... dov'è che stava? Qua. Ok, allora,
onda, bolle sphere, bravo e fair. Quindi Aspen, di quelle trattate dall'articolo A, onda o bravo fair. Allora, qui dicono che onda sottostima l'altezza necessaria di circa il 40%. Mentre bravo fair sottostima del 40% in alcuni casi, in media. Ok? A questo punto ne potete scegliere una qualsiasi tra onda e bravo fair, sapendo alla luce di questo articolo che le altezze sono stimate di circa il 40%. Cosa vuol dire? Che sia la correlazione di onda che la correlazione di bravo fair per gli anelli Rashid con la distillazione di acqua, etanolo, acqua e glicerolo sottostimano l'altezza del 40%. Sceglietene una delle due che volete, alla luce di questo articolo, i risultati sono più o meno simili. L'importante è che poi, dopo avere le scelte, andate a correggere l'interfaccia all'area. Allora, perché purtroppo gli autori di questo articolo non riportano dov'è secondo loro che queste correlazioni sbagliano nel rappresentare dati sperimentali. Cioè non ci dicono se l'errore, in quale di questi quattro termini di Aspen è l'errore. Cioè una correlazione potrebbe sbagliare perché l'area di film liquido è sbagliata, oppure magari perché lo spessore del film di penetrazione è sbagliato, sostanzialmente. O anche lo spessore del film nel vapore. Per non sapere né leggere né scrivere, facciamo finta che il problema sia nell'area. Allora qua dice, interfaccia all'area, scale factor, gli area and transfer coefficients calculated are multiplier by this factor. Quindi, se io qua faccio 0,6, tipo, dovrei recuperare un errore del 40% circa. Mm-hmm. Chiaro il modus operandi? Più o meno. Allora proviamo a vedere se il flow sheet gira. Ma quant'è che hai messo il diametro di questo, Antonio? Ah, ho sparato 2 metri per cominciare, ma ad altezza tra virgolette infinita. Ma è un tentativo, per carità, mi aspetto anche degli errori. Adesso vediamo. Allora, va bene, 81,36% flood, dove il parametro di design era 80%. Vuol dire che grosse cagate non ne ho commesse, perché se avessi commesso grosse cagate, ragazzi, qua non avrei 81,36%, avrei dei numeri assurdamente diversi. Vado a vedere che cacchio è successo. Allora, prima cosa, la colonna sta ancora facendo quello che doveva fare da progetto? Allora, tutto l'etanolo è circa nel recupero. Bene. Con la sua mole fraction del 95%. Bene. Siccome l'etanolo praticamente è tutto nel vapore, direi che la colonna sta ancora funzionando come doveva. Ok. Profili. Mi faccio il flow rate in mole. Quindi vapor è il blu. Aver messo il base stage a metà colonna è stata una buona scelta, perché è qui che i flussi sono massimi e quindi che ci saranno maggiori problemi a calcolare il diametro. Ok, anche questa l'abbiamo azzeccata, punto in più. Andiamo a vedere i results della sezione idraulica, section CS1 results. Allora, diametro 2 metri, Aspen me ne calcola però 4.
Questo vuol dire che se io ho provato a fare una colonna di 2 metri, ma Aspen ne ha calcolato una di 4, avrò problemi di hydraulic plots. E difatti, gli hydraulic plots sono una collezione di errori. Questo lo vedete anche dal fatto che... allora... La section pressure drop, guardate qua ragazzi, un bar per una colonna che lavorava a un bar. Ok? Da disaster. Quindi anche con uno stripper di altezza infinita, 2 metri è un diametro troppo piccolo per questo processo. Tornevo André. Bene, Aspen ne voleva 4, io ne do 4. Ok. Vedete cosa è successo alla pressure drop? È calata da 1 a 0,2. Meno male. Ma cosa più importante, a questo punto gli hydraulic plots dovrebbero avere una faccia diversa. E difatti, come vedete, allora ho problemi al secondo stadio e al terzo, perché ragazzi al secondo stadio e al terzo non c'è il feed, c'è solo il reflusso dal condensatore, mi seguite? Quindi in teoria io per mettere a posto le cose qua nel secondo e nel terzo stadio dovrei o aumento il rapporto di riflusso per mandare a posto questi stadi, perché qui ricordatevi che io sto entrando dentro con un feed liquido al piatto 4, ok? Allora, se la colonna funziona tutta bene dal punto di vista idraulico dal piatto 4 in giù, vedete c'è abbastanza massa liquida sul diagramma liquido-vapore perdita di carico, ma funziona male qua perché il liquido è praticamente a zero, perché questa colonna, ricordiamocelo, ha un rapporto di riflusso molto molto piccolo. Allora, in teoria dovrei aumentare il rapporto di riflusso, ma in pratica no, perché cosa succede? Perché se io alimento una colonna al piatto 4 e c'ho il riflusso che mi va allo stadio 2, che significa che in realtà è più conveniente, sto dicendo che i piatti 2 e 3 dovrebbero essere trattati a parte, cioè dovrei togliere, cioè sarebbero una cosa diversa. Se la colonna va, si potrebbe mettere parte del feed da sopra? Però Davide, dovresti tornare nel modello di equilibrio e vedere cosa succede se tu metti il feed in testa o appena sotto il condensatore a livello di glicerolo perso o altre cose. Sì. Allora, qua c'è anche un'osservazione da fare, in effetti. Potrebbe esserci anche un'altra cosa. Allora, ricordiamoci che quando noi abbiamo fatto la colonna, la stavamo mettendo il feed al piatto 4 di 10. Adesso abbiamo aumentato gli stadi, che sono diventati 20 perché sono soltanto stadi teorici e non pratici. Il feed è continuato a essere al piatto 4, quindi molto più vicino alla testa. Infatti è da 4 che siamo in problemi. Cioè da 4 che va bene. Allora voglio vedere cosa fa il glicerolo. Allora potremmo provare a vedere cosa succede spostando il feed un attimino in alto, magari dal piatto 4 al piatto 3. Magari potremmo recuperare un piatto in più in condizioni idrauliche buone. E difatti, quindi il piatto 1 è il condensatore e lui proprio neanche lo stampa, giustamente. L'unico problema è al piatto 2, cioè appena sopra il feed. Perché questa è una colonna, questa è una colonna che sta andando con un rapporto di riflusso molto, molto, molto piccolo. A quel punto vi dicevo, se fossi io il progettista, non andrei a cambiare
tutta la sezione sotto per colpa di quell'unico punto dove ho problemi. Semplicemente quel punto non lo faccio impaccato di anelli Reshig. Mi invento io un sistema per fare in modo che dal punto di vista idraulico in quel punto non ci siano problemi. Diciamo che come analisi preliminare questa colonna me la tengo così. Quello che comincio a fare adesso è cominciare a ridurre l'altezza per vedere se si possono ottenere le stesse performance usando meno impaccamento. Ok? Antonio? Sì? Ma io non ho capito qual è il problema, cioè nel senso... Il piatto 3. Due, scusa. No, dico, dal punto di vista idraulico, qual è il problema? Ah, Liquid flow rate is below the specified minimum. Ah, ok. Praticamente lui ti dice, guarda che in questo piatto il liquido è talmente poco che io non riesco neanche a calcolare la superficie di scambio liquido-vapore e tutte le altre cose che dovrei calcolare in questo caso con la correlazione di onda. Ok, perfetto. Però quello è un piatto molto particolare, in effetti. Cioè, fossi io il progettista, mi inventerei una soluzione alternativa per quel piatto. Non lo impaccherei di anelli. La soluzione di colonna che sta in mezzo al feed e al condensatore, mi inventerei qualche gabola, se fossi un esperto di progettazione di dettaglio delle colonne. Capisci, Enrico? Sì, no, ho capito quello che cioè, la, perché la sezione da lì in poi fa quello che deve fare, punto e stop. Adesso dico, comincio a ridurre l'altezza e a vedere se la colonna fa sempre quello che deve fare. Allora, il diametro calcolato è sempre più o meno quello. Vado a vedere gli stream results. In moli, in massa, quello che è. E niente, vado avanti a diminuire l'altezza finché posso. Per curiosità do anche un'occhiata alle temperature. Ok, tutta la parte di centrale è a temperatura costante. Vado anche a vedere cosa combina di glicerolo. Antonio, volevo chiederti una cosa. Ma perché quella colonna qua la vorresti fare impaccata in una semplice colonna piatti? Perché per una colonna piatti con questa miscela chimica, con questo processo, non ho trovato un articolo che mi dicesse correggi le correlazioni della colonna piatti per questo fattore. Ho trovato soltanto questo articolo qua che mi diceva correggi le correlazioni delle anelli di Rashid per questo fattore. Quindi se io la faccio impaccata con gli anelli Rashid e uso questi fattori di correzione, Davide, sono un po' più sicuro che la mia simulazione è un po' più predittiva e un po' meno finta, capisci? Ok. Cioè, questo deriva dal fatto che io, col tempo che ho avuto in questi giorni e con i motori di ricerca che ho usato, sono arrivato a questo articolo qua. Se tu magari stasera trovi fuori un articolo molto più bello che ti fa acqua e glicerolo o glicerolo e etanolo con una colonna bubble cap e ti dice per filo e per segno come correggere le correlazioni per tener conto delle varie cose, allora te la fai con i bubble cap. Perché se no, cioè, tu te la puoi fare come vuoi, bubble cap, sieve tray, anelli Rashid, Mellepack, non lo so che cazzo, e ci puoi mettere dentro le specie chimiche che vuoi. Poi però, e ci puoi mettere dentro la correlazione idraulica che vuoi. Poi però, come fai a essere sicuro che quella correlazione idraulica con quel tipo di colonna e con quel tipo di miscela ci stia veramente azzeccando se non hai neanche uno spazio di reference con dei dati di laboratorio o di impianto? Cioè, te la stai giocando. You go at capannone impianti pilota and make experiments. Ok, certo, esatto. Cioè, per carità,
siamo d'accordo. Nel senso che, cioè, uno può fare quello che vuole a casa sua col suo computer, però, cioè, il problema non è che non puoi farlo, il problema è che devi essere consapevole che poi i risultati che tiri fuori sono sempre un filino meno buoni dei dati di input che hai messo dentro. Quindi, con dati di input puramente tentativi, i tuoi risultati saranno puramente indicativi. Con dati di input che hanno subito vagamente delle correzioni e degli aggiustamenti, i tuoi dati di output saranno già più vagamente aderenti al reale o presunto tale. Cioè, diventa quasi un problema filosofico. Tu potevi far girare la simulazione anche senza aver regredito la viscosità del glicerolo. Era una simulazione ancora più lontana dalla realtà. Non è che non puoi farlo, ma devi essere consapevole di quello che poi ottieni alla fine. No, a 10 metri, composizione. È sempre più o meno tutto uguale. Vediamo il diametro calcolato con 10 metri di packing. Sempre 3,95, ok. La colonna perde in totale 0,1 bar. No, cazzo, ok. Scendo ancora, 4 metri, dicevo, secondo il criterio di non fare colonne che abbiano la forma di una pastiglia, diciamo che da 10 metri fino a 4 posso scendere, ok? Come ho detto, le colonne devono essere al massimo come delle scatolette di mais. Allora, il diametro è sempre quello. Gli hydraulic plots sono sempre più o meno uguali. Notate che se volessi trascinare l'operating point un filino più dentro, dovrei allargare un pochino il diametro, ok? Perché tra le varie linee di perdita di carico costante che lui ha calcolato, io sono abbastanza verso la linea 380 mm d'acqua al metro, ok? Se allargassi un po' il diametro, la perdita di carico per metro sarebbe un po' più inferiore e quindi mi sposterei di più verso queste righe qua, costante L su V. Però finché non è un problema, non è un problema, anche perché la mia colonna fa in totale adesso 0,05 bar, non è tantissimo. Cioè, se gli stream result sono in ordine, io me la tengo così. La recovery del glicerolo è buona e la sua purezza è quella di progetto. Adesso, ultima finezza. Allora, tornate qua a section CS. Ok. Adesso rifacciamo il calcolo usando anche un profilo di pressione calcolato. Allora, dato una cosa, finché uno non cambia questa opzione qua, lui calcola la colonna senza aggiornare la pressione e la perdita di carico. Cioè, tutti questi calcoli della geometria non vanno a modificare però la pressione in colonna. Vanno a modificare soltanto le performance del trasferimento liquido-vapore. Questo è per darvi, diciamo, un margine di sicurezza. Perché vi ricordate all'inizio quando il diametro di colonna era potentemente sbagliato, che io ho messo 2 metri invece di 4, la perdita di carico veniva una perdita di carico della Madonna. Ma dal momento che lui non la considerava, i calcoli venivano salvaguardati. Adesso che la perdita di carico è umana, perché il diametro è quello giusto, io posso cliccare qua in relativa sicurezza. Allora, attenzione tra from top e from bottom. Ovviamente è diverso, perché se io clicco from top, lui mi fa andare a pressione più alta la caldaia. Se io clicco from bottom,
lui diminuisce la pressione del condensatore. Chiaro? Siccome noi ci stiamo basando su una pressione iniziale di un bar, se io faccio front top, lui aggiunge la perdita di carico e mi trovo la caldaia lievemente pressurizzata. Ma se io clicco su bottom, lui scala la perdita di carico verso l'alto e mi fa trovare il condensatore sotto vuoto o lievemente depressurizzato in questo caso. Attenzione! Quando avete a che fare con perdite di carico alte e quando la pressione del processo vi interessa, state attenti a quale bottone cliccate. Cioè, stiamo entrando in un campo in cui non c'è più niente di ovvio. Ok. Hai visto? Adesso il condensatore è un bar e la caldaia è 1,06. Adesso, allora, in teoria dovrei fare anche questa colonna impacata di rushing, perché, come vi dicevo, siccome in letteratura ho trovato soltanto fattori di correzione per il rushing, se volete la facciamo diversa, giusto per farvi vedere come si fa in un altro modo. Cioè, decidete voi, ragazzi, perché comunque il concetto l'avete metabolizzato. Se comunque io trovavo un articolo che parlava dei piatti a campanella e mi dava le correlazioni giuste per i piatti a campanella con acqua, glicerolo e etanolo, avrei usato i piatti a campanella. Cioè, nessuno mi sta pagando un euro per aver usato gli anelli Rush, capite? E io quell'articolo l'ho trovato, cioè, per caso, nel senso che fuori di cercare su Google, sono capitato su quello piuttosto che su un altro. Ma chiaro il concetto. Se volete questa la facciamo a piatti, così vedete una cosa diversa. Eh sì, va bene. Andiamo a piatti come funziona. Proviamo a piatti forati. Comunque anch'io... Perché la prof mi ha detto che piatti e campanelle c'è da spararsi nelle palle. Quindi se volete vedere una cosa diversa, proviamo al massimo i piatti forati. Va bene. Cosa stavi comunque facendo? Anch'io mi avevi chiesto... E tu mi avevi chiesto di cercare quelle correlazioni che giustificassero il calcolo che avevo fatto, che è la stessa cosa che hai fatto tu adesso. Sì. E hai ragione, cioè è difficile trovarle per quell'impaccamento, per quella separazione. E con la tua miscela, è certo, sì. Prima esatto. Poi dovrei sempre metterti l'anima in pace prima o poi. Sì, infatti sono stato abbastanza fortunato. Adesso ok, quindi diciamo... Facciamo una cosa un po' più didattica e vediamo i piatti forati, giusto per il gusto di vedere un'altra cosa. Sappiate che però adesso cosa andrà a succedere? Allora, intanto, prima cosa, già qui, attenzione battaglione, se adesso voglio fare una colonna piatti, anche rate-based, io il parametro numero di stadi non lo tocco più. Perché comunque io quei piatti a disposizione ho. Punto primo. Punto secondo. Adesso qua... No, non posso ancora aprire la tendina. Comunque. Cominciamo dal principio però, perché questa colonna è più complessa della seconda. Allora. Sì, composition. Ok. Questo grafico mi fa dire che è un po' ingenuo sperare di fare una sezione sola con le stesse caratteristiche idrauliche, geometriche, perché il flusso di liquido e vapore da una sezione all'altra è ben diverso. Quindi, molto probabilmente questa colonna dovrà avere due tronchetti diversi, uno fino al piatto 14 e uno fino al piatto 24. Quindi ci si arma di santa pazienza, column internals, allora questa da 2 a 14 e poi un'altra da 15 a sopra la caldaia, rating, allora tray sieve.
Allora, qua mi dà tutta una serie di indicazioni default che io, ragazzi, saranno l'ultima cosa che tocco. Provo prima a vedere se me la cavo dandogli solo il diametro. Allora. Ripeto. Dov'è che gira più vapore e meno liquido nella prima sezione in alto? La prima sezione in alto dovrà avere un diametro più piccolo. La sezione in basso, più liquido ma meno vapore. Quindi diametro più grosso se dovesse dare retta al liquido, diametro più piccolo se dovesse dare retta al vapore. Qua un bel terno all'otto. Allora, se seguo il vapore, devo fare un diametro più largo in cima. Se seguo il liquido, devo fare un diametro più largo in fondo. Provo a seguire il vapore. Antonio, ma non dovresti guardare il volume più che il flow rate? Ho fatto il flow rate in moli apposta per quello. Tu dici il flusso volumetrico. Eh sì, perché sennò scambia la pressione. Allora, vediamo se ciò... dovrei moltiplicare meglio le cose per la densità. Allora, hai ragione, la tua osservazione è interessante. Però, allora, in prima approssimazione posso considerare una cosa, che se la pressione non cambia di troppo, la densità del vapore sarà più o meno costante. E quindi mantengo comunque la proporzionalità. No, quello che dicevo io è, se io ho una chilomole di vapore, cioè mi occupa un millesimo dello spazio di una chilomole di liquido, mi occupa un millesimo dello spazio della, sì, una, quindi mi stai dicendo di scegliere il diametro guardando solo il flusso del vapore e non il flusso del liquido. E secondo me sì. Ok, allora diametro più grosso nella sezione superiore giudicata. Quanto più grosso? Non lo so. Allora, l'altro stripper era 4 metri. Comincio a mettere 3 metri sopra. Quindi diametro 3. Mentre sotto cominciamo con 2. Allora, cosa gli serve ancora? Allora, immagino che gli serve il Vir 8, che in genere è 50 mm. Questo è un parametro che ho trovato sui libri. Proviamo a mettere 50 e 50. Cosa vuoi ancora? Top side down cover width must be specified. La down cover width. Bella domanda. Side down cover width. Andiamo per tentativi. Allora, io qua adesso metto 50 dappertutto e poi vediamo cosa succede. Beer length, proviamo a mettere... allora, il diametro è 3 metri. Allora, il side down cover width deve essere 0,025 per diametro e 0,24 per diametro. Allora, è troppo piccolo. Ok? Quindi 3 per 0,25 sarebbe 0,075. Ok. Proviamo con 100. E vediamo se va. Allora, proviamo a replicare questi numeri anche sotto. Allora qua proviamo a mettere 80 80 50 50. Adesso il rate base setup vedete qual è il problema, ragazzi? Senza una reference non so più come toccare l'interfaccia linea e non so quale correlazione scegliere. Chiaro il discorso?
se io avessi di nuovo usato gli anelli Rashid, sulla scorta dell'articolo che vi ho fatto vedere, avrei potuto selezionare la correlazione di onda e mettere un fattore 0,6. Adesso invece, siccome non ho trovato in letteratura niente per i tre sieved con acqua, glicerolo, etanolo e varie correlazioni, non so come correggere. E se non so come correggere, non tengo nessuna correzione. Ok, basta. Ultima volta che ripeto questo concetto, tanto ormai l'avete capito. Allora, proviamo a vedere che succede. Design, allora, base stage. Allora, per la sezione sopra, che andava da 2 a 14, vi ho visto che il flusso di vapore era sempre più o meno piatto, quindi 5 va benissimo. Mentre per la section 2, cosa andava da 15 a 20 qualcosa, possiamo mettere 20. Incrociamo le dita. E 80,9, 81,65, 83,52. Ok, niente grosse cazzate in vista. Probabilmente soltanto dovremo fare correzioni minori. Ok, tutte palette blu e tutti parametri di flooding molto vicini a quello di design. Quindi, comincio però dagli stream results, pian pianotto. Allora. L'etanolo del distillato è calato un pochettino, eh. Io prima ce l'avevo 19.700, adesso è 19.500, ok? Quindi già l'effetto del rate base un pochino si è visto. La frazione molare ho perso 2 punti. Quando io avevo la colonna in equilibrio, ragazzi, facevo tranquillamente il 97, il 96 qualcosa per cento. Adesso sono il 94,4, ok? Profili. Allora, intanto vado subito a verificare i flow. E ok. Composition. Ethanol glycerol. Adesso il mio etanolo poverino arriva a 0,90, quasi 95 invece di fare il balzo fino a 96. Guardate qua la sezione. Sta lavorando tutta. Io probabilmente, ragazzi, adesso sposterò in basso il piatto di feedback. Perché vedete qua, dal piatto 14 a 20, la concentrazione di etanolo è sempre quella. Questo pezzo di colonna lavora pochino, mentre questo non riesco a portarlo a lavorare fin dove lavorava prima. Quindi questa è la prossima modifica che io farò sulla mia colonna. Voi guardate i risultati e decidete per voi. Adesso guardiamo i risultati della geometria. Section 2, io gli ho dato 2 metri, lui ne ha calcolati 1,6. Ah, ok, quasi bene. Qua io gli ho dato 3 e lui mi calcola 2,25. Guardiamo gli hydraulic plots. Ok, allora, in teoria vanno tutti male, però non troppo. Allora, qui l'operating point è sotto la linea di cosiddetto WIP, ma non troppo. Va bene, ragazzi, linea di WIP vuol dire che c'è troppo poco vapore. Cioè, il liquido piange, nel senso, il liquido gocciola attraverso i fori dei piatti senza incontrare abbastanza vapore da scambiare. Cioè, sgocciola sul niente. Mi seguite? Sì, cioè c'è troppo poco flusso di vapore, praticamente. Allora, lui, vedete cosa mi dice? Whipping detected, stage 3, above 100% downcomer shock.
above 100% downcomer choc. Allora vuol dire che il downcomer è cioccato. Allora io qua faccio due cose adesso. Siccome il downcomer è cioccato, no, com'è in italiano? Il downcomer è ingorgato, ma il punto di operation è sotto la linea del whip. Questo vuol dire che molto probabilmente io sto viaggiando con un diametro troppo grosso, ma un downcomer troppo piccolo. Ci siamo? Sì. Allora, prima cosa che devo fare, ricordiamoci, perché occhio, vedete che qua, quando si comincia a giocare con le colonne fatte bene, è una menata, eh? Allora, giù il feed, perché sennò la prima sezione di colonna non lavora e il metanolo esce troppo impuro. Punto primo, quindi giù il feed. Adesso devo ridefinire le sezioni. Bene. Adesso la sezione 2 avevo un diametro troppo grosso che mi dava origine e un downcomer in choc. Quindi downcomer width l'aumento subito, ma il diametro te lo riduco. Adesso mi dà un messaggio d'errore. Sì, 18, 1,8. Ecco l'errore, scommetto. Ah, infatti, ragazzi, ok. Adesso che il diametro è tornato umano, la paletta è gialla. Sezione 1, mi rifaccio un attimo un giro sugli hydraulic plots e vedere che problema aveva la sezione 1. Allora, in teoria, l'operating point è sempre nella curva blu, quindi dov'è il problema? Ok, anche qua il downcomer ingorgato, quindi magari provo a dare giusto un filino, una stretta al diametro in sezione 1 e però anche qui allargare il downcomer. Quindi non lo so, questo 3 potrebbe diventare 2,8 e il downcomer potrebbe diventare 120 se era ingorgato. Notate che non sto ancora toccando niente qua, ma se riesco a mettere in bolla gli hydraulic plots senza toccare niente dei default, ok. Vabbè, allora, comincio dalla fine stavolta. Sì, ho preso la colonna sbagliata, però, scusate. Comincio dalla fine. Ok, allora, niente più whipping. La riduzione dei diametri ha funzionato, rimane il problema del downcomer ingorgato. Vediamo le performance della colonna avendo spostato un attimo il piatto. Allora,
Allora, purtroppo non sono riuscito a recuperare granché in purezza. Però adesso la sezione qua mi lavora un po' meglio. Cioè, nel senso, l'ho resa più lunga, la faccio lavorare di più. Sono salito di 0,0 di mezzo punto percentuale con la purezza dell'etanolo. Sono salito un po' con la recovery, avendo abbassato il piatto di filo. Adesso vediamo di risolvere questo problema maledetto del downcomer. Allora, sia in sezione 2 che in sezione 1. Allora, l'aumento di nuovo in sezione 2. Provo a fare un aumento di più robusto. Notate che potete anche farlo svasato, Io lo faccio non svasato per semplicità, perché poi non voglio sapere... Provo a ridurgli anche l'altezza del weir. Che me è andato. Ridurre l'altezza del weir. Ho fatto 140, 140... E 40 no, scusa, ma perché secondo te, Davide, ridurre l'altezza dello stramazzo dovrebbe ridurre il problema dell'ingorgo? Perché se faccio il pozzetto, non che va troppo in basso. Allora, però da sotto, un po' più alto. La clearance, non dall'alto. E vabbè, ma se tu cambi weigh rate lo cambi automaticamente. Cioè, scusa un attimo, se io metto 80, no, vedi che quello sotto è... E boh, a me lo cambia automaticamente, perché io non l'ho mai messa quella variabile lì. Prova a mettere, vedi che te lo... Mi ha messo lui di default. Se tu provi a modificare solo weigh rate, dopo di default ti modifica questo. Sì, tiene un coefficiente di proporzionalità che sa lui. Va bene. Allora proviamo a far così e vediamo se le cose vanno... Allora facciamo clear. L'ho fatto 40, quello sopra va, quello sotto no. Però quello sopra mi va benissimo. Però dipende anche dalla larghezza. Adesso vediamo, lo faccio rigirare. Quello che fa 140 va. Adesso ce li ho in ordine, tranne... Allora, sotto ho combinato qualcosa che non va bene. Side downcomer exit velocity is greater than... We recommend increasing the trace spacing or downcomer clearance. Ok, ho una downcomer clearance troppo bassa nella sezione 2. Per fortuna ogni tanto Aspen mi dà anche dei messaggi d'errore chiari. Scusate un salto che c'è una finestra che sbatte. Allora, bisogna dare la presentazione. Allora, purtroppo in sezione 2 io c'ho ancora dei problemi, non so voi. Sono riuscito a farlo andare a posto. Mm-hmm. Che parametri hai toccato per la cronaca? Ho messo side downcomer width 200-200. Ah, è alzato di molto il downcomer width. E weigh rate 120. No. No, vediamo se si può stare un po' più bassi, giusto per... Come vedete, tra parentesi, con gli anelli è più facile, perché comunque uno può toccare soltanto altezza e diametro. Invece con i piatti ci sono molti più problemi. Scusa Antonio, puoi spiegare un minimo gli hydraulic plots? Allora, c'è molto molto molto... Che cazzo. Mm-hmm. Ma più che bene. Proprio
Ma tu a lezione non li hai fatti? Mai. Vabbè, questa è la linea di whip e questa è la linea di ingorgo. Insomma, con troppo vapore, il vapore si tira sul liquido. Mi segui? Mm-hmm. Allora, la pressione in colonna, Alessandro, è più bassa, più alta sotto e più bassa in cima. Questo che vuol dire? Che... cosa succede? Il vapore quindi va verso l'alto, il liquido va verso il basso per gravità, però il vapore, che ha una spinta di Archimede bassa perché è poco denso, deve sentire il gradiente di pressione per andare verso l'alto. Ok. Il liquido invece può cadere per gravità. Ok. Ok. Allora, cosa succede? Il vapore deve avere abbastanza contropressione dal basso per salire. Mm-hmm. Ok. Se il vapore sale troppo, se la portata di vapore è troppa, il vapore si tira sul liquido. Sì, ok. Ok, e fa, fa il cosiddetto allagamento della colonna. Mm-hmm. Ok. Viceversa, sotto la riga, arancia di whipping, non c'è abbastanza vapore e il liquido sgocciola senza scambiare. Ok. E quella verde? Allora, qua ti dice la condizione di whipping inizia qua e arriva fino a 100% whip. Cioè, 0% whip vuol dire, ok, c'è abbastanza vapore per fare gli scambi. Mm-hmm. 100% whip vuol dire praticamente la colonna è a secco di vapore. Praticamente. Ok. Praticamente. In mezzo sei in una condizione cattiva, ma non estrema. Ho capito, grazie. Allora, il minimum e il maximum wear load ti dicono dove devi stare affinché il liquido che fluisce verso il piatto inferiore abbia un range di portata accettabile. Esistono delle correlazioni semiempiriche che ti dicono che la caduta di liquido in questo pozzo, che io adesso tra l'altro devo ancora aumentare, mi devo più avvicinare ai parametri del Borri Pamonti probabilmente, cioè deve essere entro certe, la portata deve essere entro certi valori, mm-hmm, che però non dipendono solo dal piatto, dipendono anche dalle portate di liquido e vapore. Bene, adesso la mia colonna è tutta in ordine. Adesso vado a vedere cos'è la perdita di carico e se posso azzardarmi di fare l'update del calcolo della pressione. Allora, calcolate il diametro 1,71. Io gli sto dando 1,8 nella sezione inferiore. Section pressure drop quasi 0,1 bar. Va bene. Qui, a fronte di un diametro di 2,8, il diametro calcolato è 2,3, quindi potrei anche ridurre il diametro. La perdita di carico della sezione però è già 0,12, quindi il diametro quasi quasi me lo lascio così com'è. 0,12, 0,09 mi fa quasi 0,2 bar in totale, posso arrischiarmi di fare l'update. Speriamo che non succedano grossi sfracelli. Allora, torno qua e faccio update pressure drop from top.
così mi tengo il condensatore a pressione atmosferica. Il problema in tutto questo discorso, ragazzi, è che non abbiamo una reference per validare la... Non abbiamo una reference per validare la correlazione di Chan e Fair rispetto al nostro processo. Ci stiamo tenendo un'area di scambio liquido-vapore che è quella teorica. Basta, avevo già detto che era l'ultima volta che lo ripetevo. Comunque, dimensionare la colonna piatti, come vedete, è un po' più complicato. Allora, andiamo a vedere il profilo di pressione. Ok. Calinearmente. Cioè, adesso abbiamo la caldaia in pressione, ricordatevelo. Anche se non di molto. Allora, il metanolo diventa puro al 95% in molare, non di più. Ok. Spostare il feed dei due piatti verso in basso era servito, ma non così tanto. Dovrei provare a vedere cosa succede, magari aumentando un pochino la portata di solvente. Potrebbe essere un'idea. Potrei anche vedere cosa succede cambiando tipo di packing. Perché prima comunque ero al 96%. Mettendo sti piatti forati e tutto, sono arrivato al 95%. O dovrei provare a vedere di cambiare le specifiche della colonna. Le specifiche della colonna o la portata di solvente. O anche il numero di piatti. Chissà. E io di piatti provo a farmene 30, ragazzi, e vedo cosa succede. Ok, ne voglio aggiungere 5 in cima. Quindi sposto il feed di 5 verso il basso, mi rifaccio le sezioni come di conseguenza. Quindi questa la metto fino al 21 e questa la faccio partire dal 22. E mi troverò anche probabilmente delle perdite di carico adesso diverse. Amen. Però la mia colonna fa una brutta performance. Cioè almeno un po' del... Allora, cosa è successo? Ah, ok. Ho un base stage fuori. Non converge neanche più. Allora, in questo caso un bel reset. Stavolta mi faccio tutta l'altra fila. Ma insomma, la recovery bene o male è rimasta lì. Ho recuperato un 1% sulla purezza però, aggiungendo 5 piatti. Vedete, che culo, 5 piatti per recuperare un 1% molare. Cazzo, hai fatto un grande affare. questo però vi fa capire la differenza tra il rate base e l'equilibrio. I 5 impiatti più che aggiunto lavorano. Bene o male. Per saltare di più dovrei probabilmente aumentare la quantità di solvente. Bene, l'importante, come dice anche la prof, è che la colonna sia operativamente in ordine. Ah, ecco, qua al piatto di feed ho un probleminchio. Però è il piatto di feed, ragazzi.
Qui sono molto vicino alla linea di whip, probabilmente dovrei dare una strettina ai diametri. Allora, adesso si tacca di riattaccare il riciclo. Allora, col blocco balance e tutto, non dovrebbero esserci eccessivi problemi. Quindi, questo lo cancello. Questo lo attacco alla pompa. Adesso vedete il fatto di aver messo la pressione di 1,5 qua a cosa serviva. Perché adesso che abbiamo le perdite di carico rigorose in colonna, gli stream devono essere di pressione per sicurezza sempre maggiore a quella massima che sta alle caldaie. Bene, mi ridefinisco il tier stream. Che per me era lo stream S2. E vediamo che succede. Allora, grazie anche al calcolatore Balance, la convergenza a me è andata abbastanza rapida. E questo è quanto. Quindi abbiamo fatto una distillazione estrattiva con due colonne rigorose e il ricircolo. Con anche una buona revisione delle proprietà termodinamiche di trasporto.